Bisogna essere pronti a uscire. Questa è la missione e il destino degli uomini di Chicago Fire. Mio fratello è in soffitta. Non è sceso, dovete salvarlo. Resta da solo. Sì, fate presto. C'è un uomo in soffitta. Dalla serie Chicago Fire segue le vicende di un gruppo di uomini e donne, vigili del fuoco e paramedici. Segue le loro vite personali e lavorative. Io sono Kelly Severide. Sono tenente della squadra di recupero. Non lo definirei una testa dura, ma gli piace fare le cose a modo suo. Ci tiene a quello che fa, ama quello che fa. È un lavoro di squadra, duro e ingrato, per coloro che lottano per salvare più vite umane possibili, e nel quale si rischia anche di perdere i propri compagni. Non sono sempre d'accordo, ma sono colleghi. E se perdono un amico, perdono un fratello. A terra! Interpreto Matthew Casey. Lui è il caposquadra del camion 81. Ci tiene molto. Fare le cose per bene, fare le scelte giuste. Vuole compiere il suo dovere, salvare le persone. La serie è prodotta dal decano delle serie americane, Dick Wolf. Essenzialmente le premesse della serie sono quelle di ricreare sullo schermo la vita, giorno dopo giorno, in una caserma dei vigili del fuoco di Chicago. Tra i fan più celebri ci sono Lady Gaga, fidanzata con l'attore Taylor Kinney, che qui interpreta Kelly Severide. È lo stesso sindaco di Chicago, Ram Imam, apparso nel pilota proprio come sindaco della città. Come andiamo? È stata un'operazione difficile, ma l'intero edificio è stato sgomberato con successo. In America sono considerati degli eroi, il vero simbolo di chi ha dato la vita per aiutare i civili negli attentati dell'11 settembre. Sono i vigili del fuoco, con un senso altissimo del dovere e una dedizione assoluta per aiutare il prossimo. Tranquilli, ti porto fuori. Coraggio. Attenta la testa. Andiamo. Si trovano davanti a situazioni di estremo pericolo. Persone in difficoltà, crolli e grandi incendi. Quando la situazione si fa incandescente,